Ancora non lo conoscesse, il professor Simone Natale è appunto professore in storia e teoria dei media e qui alla nostra Università di Torino e anche principal investigator di un progetto che si chiama Circuits of Practice alla Loughborough University in Gran Bretagna. Diciamo, i suoi interessi di ricerca riguardano la storia dei media, la teoria dei media e i media digitali, ed è autore di due monografie. Una si intitola Deceitful Media, Artificial Intelligence and Social Life After the Turing Test, che credo sia ancora in press presso la Oxford University. So È che appena dovrebbe uscita. essere. È appena uscita, allora congratulazioni. Appunto, Deceitful Media presso la University Press e un'altra monografia intitolata Supernatural Entertainment, Victorian Spiritualism and the Rise of Modern Media Culture, pubblicata presso Penn State University Press nel 2016. Il suo intervento di oggi, di cui vedete qua il titolo, appunto, penso che abbia a che fare piuttosto con questa seconda monografia di cui vi ho appena citato il titolo. Io ti cedo molto volentieri la parola, rinnovandoti il mio ringraziamento. Prego, Simone. Grazie mille Jenny, vorrei ringraziare te e anche Magdalena e le altre persone che hanno contribuito all'organizzazione per invitarmi. Mi fa anche piacere essere qua a condividere questa seduta, sessione con Roberto che conosco da tempo, quindi sono contento anche di ritrovarlo qui. Ciao. Ciao. E, ecco, come diceva Jenny, in effetti la mia presentazione si concentrerà su materiali dal mio libro Supernatural Entertainment, che è uscito per Penn State University Press nel 2016. In questo libro, in pratica, io ho esaminato la storia del movimento spiritista in Gran Bretagna e negli Stati Uniti tra 800 e inizio 900, e ho evidenziato come l'emergere dello spiritismo, quindi le sedute spiritiche, fu un processo strettamente legato anche all'emergere di una cultura spettacolare, di una nuova cultura dei media in cui gli intrattenimenti spettacolari erano sempre di più mediatizzati e si costruiva proprio un mercato, no, dell'intrattenimento. E sottolineando, mostrando anche come farò, come accennerò anche in questa presentazione, come per esempio medium spiritisti si presentassero anche come dei performer e partecipassero anche a certi elementi del mondo dello spettacolo, del tempo, per esempio facendo delle dimostrazioni di sedute spiritiche in teatri di fronte a pubblici paganti, avendo dei manager, dei agenti come performer dello show business. In generale la cornice di questo lavoro di ricerca era sui rapporti tra religione e spettacolo. Spesso siamo abituati a considerare la religione come in qualche modo qualcosa che è in contrasto con appunto idee come lo spettacolo, il commercio, il denaro. In realtà molto spesso ci sono delle relazioni molto profonde. E nella storia dello spiritismo si vede qualcosa del genere, come appunto è difficile distinguere le due componenti e come anche molto spesso anche una cornice spettacolare in cui venivano presentati eventi e fenomeni spiritisti coincideva, non era opposta anche a appunto una credenza di tipo religioso e spirituale. Nella presentazione di oggi, prima appunto presenterò
l'argomentazione generale appunto di questo lavoro, quindi il rapporto tra spettacolo e sovrannaturale, nel caso dello spiritismo, e poi mi concentrerò con il tem sul tema di questo seminario, di questi seminari, sul ruolo delle biografie, la autobiografia dei medium spiritisti. Ma prima di cominciare, diamo qualche coordinata su cos'era lo spiritismo e come si caratterizzava la fede spiritismo. Lo spiritismo nasce intanto nella metà dell'Ottocento, inizialmente negli Stati Uniti, poi si diffonde in tantissime altre parti del mondo, compreso poi anche in Italia. Nell'Ottocento lo spiritismo fu un fenomeno veramente significativo, con una grande esposizione anche nella sfera pubblica e anche un numero di personaggi, anche molti molto conosciuti, che si convertirono a questa pratica. In Italia un caso naturalmente celebre è quello, per esempio, di Cesare Lombroso. Gli spiritisti credevano che fosse possibile, che non solo che quando si è morti si va nell'aldilà, quindi si continua nella vita, una vita dopo la morte come spiriti, ma che è possibile anche comunicare con gli spiriti dei morti. E sulla base di questa credenza, gli spiritisti organizzavano delle sedute chiamate sedute spiritiche o séance, in cui appunto l'obiettivo era creare una comunicazione con gli spiriti dei morti. E un componente fondamentale di questa comunicazione era quella del medium spiritista. Il medium spiritista era una persona, che poteva essere un uomo o una donna, con una sensitività, una sensibilità particolare, che permetteva di fungere in qualche modo da canale nella comunicazione tra il nostro mondo, mondo dei viventi, e il mondo dei morti, degli spiriti. Canale quindi anche in un senso anche come una sorta di messaggero neutrale. Per questo, per esempio, il fenomeno della trance, che si vede per esempio in questa immagine, in cui in pratica il medium cadeva in trance, e quando era in trance non era più lui o lei a parlare, ma era piuttosto, per esempio, lo spirito a parlare attraverso il medium. Non vi sfuggirà il fatto che questa idea di medium è legata certamente alla comunicazione. Infatti lo stesso termine medium usato per gli spiritisti poi è utilizzato oggi per parlare dei media di comunicazione, che al singolare naturalmente è medium. Qua c'è un'illustrazione che mostra, per esempio, una comunicazione da parte di spiriti che avveniva attraverso il controllo della mano di un medium o di una medium, probabilmente un medium in questa illustrazione, che scriveva appunto il messaggio. Era sì questo medium che scriveva il messaggio, ma il contenuto di questo messaggio in realtà ci arrivava dagli spiriti. Quindi come per esempio in una telefonata il telefono può servire per trasportare, no, il messaggio, la comunicazione, anche il medium aveva la funzione di trasportare, no, questo messaggio, ma di non aggiungere nulla al messaggio, che appunto, secondo naturalmente la credenza spiritista, non aggiungere nulla al messaggio nel momento in cui funzionava da canale per la comunicazione. C'è stati molti riconoscimenti anche dei rapporti tra quest'idea di medium e quest'idea e media di comunicazione. In particolare possiamo segnalare che i medium spiritisti si rapportavano proprio a questi alla comunicazione in due modi principali. In primo luogo la comunicazione con gli spiriti veniva proprio presentata addirittura in maniera esplicita come una sorta di telegrafo spiritico. Proprio negli stessi anni in cui emerge lo spiritismo era stato inventato, iniziava a diffondersi il telegrafo elettrico, e addirittura alcuni dei primi spiritisti sostenevano che il motivo per cui in un certo momento i morti avevano iniziato a parlare con i viventi fosse che nel regno dei morti fosse stato scoperto una sorta di telegrafo spiritico, no? Che permetteva di comunicare con i morti. Quindi c'era proprio una,
una sorta di metafora del termine del medium in generale nella comunicazione spiritica, che si rifaceva proprio all'idea della comunicazione mediale. E si basava sull'idea che naturalmente il telegrafo anche permetteva di raggiungere località molto distanti, e così faceva, secondo quest'idea, anche lo spiritismo, permettendo di comunicare con l'aldilà. Ma c'era anche una seconda modalità in cui i medium spiritisti producevano comunicazione. Questo avrà una particolare importanza in questa presentazione, in particolare nel rapporto con anche il ruolo delle biografie e dell'autobiografia. Cioè il medium inoltre doveva fungere da broadcaster, cioè da diffusore del messaggio spiritista. Broadcaster è un termine che è familiare alla comunicazione, perché si parla di broadcasting come la modalità, per esempio, della televisione e della radio, no? Da uno a molti, ma broadcasting è un termine che ha una radice nell'agricoltura. Si parla di diffondere semi, broadcast seeds, e che poi fu ripresa come metafora religiosa anche per esempio anche nella religione cristiana. E nel movimento spiritista, appunto, appare questa metafora del broadcasting per segnalare, appunto, l'esigenza e il dovere dei medium anche di diffondere il messaggio spiritista più possibile. Adesso, questa è per riprendere, appunto, queste due funzioni dei medium come media, come comunicazione. In primo luogo, appunto, c'era questa idea, appunto, di telegrafo, quindi di comunicare. Questa è un'illustrazione che mostra come gli spiriti permettevano di connettere elementi in modo da portare una comunicazione in due punti distanti. Naturalmente qua proprio l'allegoria del telegrafo è evidente, perché ricorda proprio il fatto di poter comunicare, no, tra luoghi distanti, però la cosa fa comunicare non è l'elettricità, ma sono gli spiriti. Ma appunto il secondo modo in cui il medium, appunto, produceva comunicazione, che è quello che più ci interessa, è questo della diffusione, il broadcasting del messaggio spiritista. E questa diffusione doveva avvenire in particolare in due modi. In primo luogo attraverso l'organizzazione di dimostrazioni pubbliche in cui, appunto, si presentavano i fenomeni spiritisti, anche mostrando come funzionava lo spiritismo e quindi cercando di convincere anche delle persone della verità di questa fede. E in secondo luogo attraverso l'uso di nuovi media come la stampa popolare, la fotografia, e anche di generi popolari come per esempio la biografia e l'autobiografia, che venivano mobilitati anche per poter diffondere, appunto, il credo spiritista, per esempio attraverso la stampa, ma anche poi attraverso la fotografia. Naturalmente mi concentrerò nella seconda parte di questa presentazione proprio sull'elemento della stampa. Adesso vedrò nelle prossime due sezioni questi due aspetti. Prima il ruolo delle dimostrazioni pubbliche, e quindi anche il rapporto tra spettacolo e spiritismo, e poi dopo invece mi concentrerò in particolare sul ruolo della biografia e autobiografia come mezzi anche per, appunto, diffondere la fede spiritista. Allora iniziamo, appunto, con le dimostrazioni pubbliche, che richiamano proprio questo stretto legame tra mondo dello spettacolo e sovrannaturale che emerge con lo spiritismo. C'è un aneddoto che mi è particolarmente caro, che è un aneddoto tratto da un'autobiografia di uno spiritista bostoniano di fine 800, che a un certo punto racconta che nel 1180 ricevette la visita di altri due amici, anch'essi spiritisti. Nel testo racconta che quando arrivarono, traduco in italiano, bene, dissero questi suoi amici che lo visitarono dopo che i saluti erano finiti. Cosa c'è da fare oggi pomeriggio? Dove possiamo andare a vedere qualcosa? E intendevano manifestazioni spiritiche. Guardammo la lista. C'erano 5 o 6 possibilità interessanti, ma potevamo scegliere soltanto una. In pratica,
qua si riferivano al fatto che a Boston nel 1880 una persona appunto che era curiosa sullo spiritismo, che era un credente spiritista, poteva aprire una pagina di un giornale spiritista e trovare 5-6 manifestazioni pubbliche, dimostrazioni pubbliche in cui avrebbe potuto vedere appunto alcuni di questi fenomeni. E quando io ho letto per la prima volta questo racconto, mi è subito venuto in mente l'atto, che è familiare a ognuno di noi, di guardare in un giornale online quali sono i film in visione nei cinema appunto di Torino, di un'altra città, e di cercare di scegliere appunto che cosa fare. E infatti anche quelle esibizioni di cui parlava Wetherby, l'autore di questa biografia, di questo racconto, erano esibizioni a pagamento che erano spesso appunto elencate nelle riviste spiritiste, nella stampa spiritista e anche in altri tipi di stampa. C'era in effetti proprio una grande elemento di teatrale anche nelle studi spiritiche di questo periodo. C'erano alcuni medium che si specializzarono anche in veri e propri spettacoli che richiamavano, se non proprio quasi ripetevano, dei spettacoli anche di magia del tempo, con la differenza che mentre negli spettacoli di magia i maghi da palcoscenico di solito segnalavano il fatto che quello che accadeva sul palco era il frutto di trucchi, mentre invece appunto per esempio i fratelli Davenport ed altri invece sostenevano che quello fosse, che queste manifestazioni, queste le cose che osservavano il pubblico, fosse invece il prodotto degli spiriti che per esempio muovevano oggetti e facevano altre cose molto particolari. Una cosa importante è appunto che molte di queste dimostrazioni avevano un pubblico pagante. Uno può pensare che questo fosse in contraddizione con l'idea appunto di autenticità dei medium spiritisti. In realtà nel movimento spiritista c'era una sostanziale concordia sul fatto che i medium, proprio come altri professionisti, dovessero per vivere anche avere una fonte di guadagno, perché questo poteva permettere loro appunto di assolvere a questa funzione di broadcaster, di diffusori anche della fede spiritista, organizzando sedute e dimostrazioni che mostrassero appunto come gli spiriti possono entrare in comunicazione con noi viventi. C'erano anche una serie di strategie che venivano utilizzate che erano simili al mondo dello spettacolo. Molti di questi medium avevano degli agenti, che spesso erano gli stessi agenti che lavoravano anche con performer come maghi o altri compartimenti dello show business dell'epoca. E per esempio anche i medium potevano per esempio pubblicare pubblicità nella stampa dell'epoca e quindi cercare altri mezzi di promozione che erano simili alle strategie utilizzate anche nel mondo dello show business. E anche le manifestazioni avevano molto spesso anche un carattere spettacolare, soprattutto le manifestazioni cosiddette fisiche, perché si divideva spesso tra medium con manifestazioni fisiche, no? Che quindi che avevano più una certa spettacolarità, invece medium in cui più che altro attraverso per esempio la parola oppure altri mezzi comunicavano dei contenuti. Tra le manifestazioni spettacolari per esempio c'erano il movimento di oggetti o del tavolo spiritico, anche la levitazione, un fenomeno per esempio che rese famoso il medium Daniel Douglas Home, o anche per esempio il fatto di liberarsi da lacci, che era un fenomeno appunto che era fatto dai spiriti che liberavano appunto il medium dai lacci, che però ricalcava anche un tipico
un tipico spettacolo di maghi. Per esempio, il famoso Harry Houdini divenne famoso appunto per questi spettacoli in cui si liberava dopo essere stato legato in diverse situazioni. Un altro fenomeno fisico dello spiritismo era la danza medianica, per cui dei medium cadevano in trance e performavano danze, strani movimenti, appunto sotto l'influsso degli spiriti. È importante appunto sottolineare che questa spettacolarità dei fenomeni spiritici non era considerata in contraddizione con la religiosità o con la credibilità dei medium. Infatti, ad esempio, uno spiritista in un testo scritto da uno spiritista veniva sottolineato come fosse necessario, cito, rompere il ghiaccio del materialismo e dello scetticismo, dimostrando prima di tutto ai nostri sensi, la vista, l'udito, le sensazioni, che gli spiriti esistono. Quindi questa spettacolarità aveva anche proprio la finalità di poter poi convincere e mostrare appunto la realtà dello spiritismo. Non solo le dimostrazioni pubbliche dello spiritismo spesso avevano una cornice spettacolare, ma anche quelle private erano spesso anche presentate come forme di passatempo e divertimento. Uno può ragionare per esempio sul fatto che il tavolo nello spiritismo, nelle sedute, avesse un ruolo così importante. Il tavolo del resto è un luogo della convivialità in cui appunto la gente si incontra per incontrarsi o per mangiare insieme, e questo elemento ritornava anche nelle sedute spiritiche in cui vi era spesso anche l'utilizzo di strumenti musicali e canti, e dove anche persino la conversazione non era rifiutata. Anzi, un articolo dell'epoca in una rivista spiritista che presentava alcune delle regole e delle condizioni per portare a termine delle sedute spiritiche di successo, questo articolo sottolineava come la conversazione gradevole, il canto, le letture ad alta voce o le invocazioni possono essere incluse, qualsiasi cosa che aiuterà ad armonizzare le menti dei presenti e unirli in un solo fine. Quindi questa dimostrazione delle forti relazioni tra spettacolo e spiritismo ci mostra appunto il ruolo delle organizzazioni delle dimostrazioni pubbliche come appunto elemento di diffusione del messaggio spiritista che era deputato ai medium. E muoviamoci adesso sul secondo elemento, ovvero l'uso di diversi media come la stampa popolare, la fotografia e anche di generi popolari come la biografia e l'autobiografia. Mi concentrerò naturalmente soprattutto su questo, essendo il tema del seminario. Ecco, intanto è importante sottolineare come la scrittura aveva un ruolo molto importante nel movimento spiritista. C'erano proprio delle tecniche, dei fenomeni spiritisti che si basavano sulla scrittura automatica o diretta che era prodotta sotto l'influsso o il controllo degli spiriti. Qua in questa illustrazione, per esempio, vediamo appunto uno spirito che fa scrivere queste due persone, o anche in questo caso abbiamo un'altra illustrazione del genere in cui si vede che il medium sta leggendo un libro, quindi attivo con la sua testa, attivo in qualcos'altro, ma è lo spirito che in quel momento sta scrivendo il testo. Uno dei vantaggi di queste tecniche non era soltanto che potessero appunto si potesse avere un resoconto, no, di quello che dicevano, che volevano comunicare gli spiriti, ma era anche il fatto che poi questi testi potevano essere anche pubblicati. E infatti la stampa fu un veicolo fondamentale nell'Ottocento per la diffusione dello spiritismo. Qua c'è uno dei maggiori editori
britannici dello spiritismo nel fine Ottocento, Barnes, che questo testo appunto si rivolgeva proprio ai fedeli spiritisti, chiedendo di stampare, utilizzare la stampa appunto per diffondere il credo, no? E gli dava proprio delle istruzioni su come dovevano essere i testi spiritisti. Diceva, fateli corti, che vadano al punto, che possano essere economici, che costino soltanto 6 pence per stamparne 100. Ogni 100 che vengono stampati, se circolati in maniera giudiziosa, assicureranno almeno un nuovo fedele, un nuovo abbonato, anzi, a un giornale spiritista, no? Quindi c'era proprio questa idea, no, della stampa come modo appunto di diffondere, di broadcast, secondo appunto metafora che ho utilizzato. Infatti anche in questo testo di Barnes, Seed Corn, proprio si rifaceva a questa idea appunto dei semi, di diffondere semi. Ecco, in questo contesto la biografia ebbe un ruolo veramente molto importante, tanto che le biografie dei medium e i resoconti sulla vita dei medium, o anche le autobiografie, diventarono un vero e proprio genere letterario all'interno della stampa e della pubblicistica spiritista. È interessante notare appunto la relazione con la letteratura dell'epoca. Infatti biografie e autobiografie erano un genere molto affermato della letteratura popolare ottocentesca, e in questo senso il genere biografico applicato ai medium dava la possibilità appunto di raggiungere il pubblico e quindi di rispondere appunto a questa esigenza, no, di diffondere la fede spiritista attraverso la stampa. Un altro elemento secondo me interessante delle biografie e autobiografie di medium era che attraverso la biografia venivano riprese, presentate alcune caratteristiche anche ricorrenti del genere biografico, tra cui il ruolo dell'aneddoto, ma anche la presentazione di personalità specifiche e di classi di personaggi. Come per esempio appunto in qualche modo le idee anche su che cos'era un medium e cosa caratterizzava i medium veniva anche diffusa e costruita attraverso questo genere biografico. In questo senso possiamo rapportarci a un testo classico, un libro di Chris e Kurz, che è uscito nella prima metà del Novecento, ma rimane un testo veramente interessante, in cui Chris e Kurz si concentrano sulle biografie di artisti tra fine Ottocento e inizio Novecento, dimostrano, anche forse anche prima, e dimostrano come proprio la rappresentazione dell'artista, le biografie di artisti portano anche una rappresentazione di che cos'è l'artista, che cos'è la creazione artistica, eccetera, no? Quindi anche i vari aneddoti che caratterizzano le biografie di diversi artisti concorrono però a portare appunto questa rappresentazione dell'artista secondo direzioni comuni. E nello stesso modo possiamo vedere appunto una sorta di pattern, di schemi ricorrenti nelle biografie di medium che portavano anche sviluppare delle idee su cos'erano i medium e cosa caratterizzava appunto i medium e questi poteri medianici. Alcuni elementi ricorrenti della rappresentazione del medium era per esempio l'infanzia e la progressiva scoperta della sensibilità medianica, che spesso non veniva accettata come tale. In questo senso veniva sottolineato come il medium molto spesso era un medium senza volerlo, no? Perché semplicemente questi poteri si manifestavano spontaneamente e piano piano il medium doveva imparare ad accettarli. E questo naturalmente dava anche più forza, no, all'idea del medium come canale puro, che non aggiungeva nulla alla comunicazione che aveva gli spiriti, ma funzionava soltanto da neutro medium, da canale. Poi c'era il momento, per esempio, della rivelazione vera e propria del medium, quando veniva scoperta appunto questo potere mediatico, e poi questo però veniva spesso anche seguito da una sorta di addestramento
tra virgolette, potremmo dire, parlando di teoria narrativa, di viaggio del medium, in cui appunto il medium, attraverso pratica, magari anche attraverso l'aiuto di maestri o mentori, raffinava le proprie facoltà e i propri poteri. In questo contesto venivano anche aggiunti spesso aneddoti divertenti, addirittura avventurosi, che ci mostrano proprio il carattere anche di intrattenimento, che ricordava appunto il ruolo dell'aneddoto anche nella biografia come genere popolare della letteratura. Qua è un esempio, per esempio, da una biografia di un medium, Redman, che a un certo punto racconta una storia avventurosa in cui cercano di rapinarlo e lui in pratica non sarebbe in grado di reagire, no, a questo tipo di rapina, ma il suo spirito guida prende il possesso del suo corpo e gli muove la mano tirando fuori la pistola, quindi facendo fuggire i ladri. Dice, il mio braccio era ancora alzato e nella mano aveva il revolver, quindi non si accorge neanche appunto che di questo. Quindi c'era un elemento avventuroso che veniva introdotto anche nelle biografie, che erano proprio dei testi anche appunto che ricordavano il carattere appunto popolare di questo genere letterario. Per finire questa parte vorrei citare l'esempio di un medium particolarmente interessante anche per noi italiani, che è Eusapia Palladino, medium italiana, nata in Puglia e poi cresciuta a Napoli, che diventa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la medium più famosa al mondo. Diventa una vera e propria celebrità che ha... fa sedute spiritiche con premi Nobel come i coniugi Curie, e poi a un certo punto diventa anche praticamente famosa per aver convertito Cesare Lombroso. E Palladino è considerata forse la medium più famosa della storia dello spiritismo. Nel 1909-1910 Palladino fa un vero e proprio tour negli Stati Uniti. Va negli Stati Uniti appunto a fare una serie di sedute spiritiche, invitato da spiritisti. È interessante come la sua venuta è accompagnata da una vera e propria campagna stampa, dove compaiono molti articoli, anche in giornali come il New York Times, dove ci sono addirittura degli articoli in prima pagina che parlano delle sedute e della visita di Palladino. E tra le altre cose, per esempio, viene pubblicato dalla stampa questo endorsement, di William James, grande psicologo e filosofo americano, che cautamente però dice appunto che secondo quello che è stato riferito e quello che ha letto, dice che i fenomeni della Palladino sono probabilmente genuini. Parte di questa vera e propria campagna, che era stata anche orchestrata dal manager americano della Palladino, parte di questa campagna è anche la pubblicazione di un'autobiografia che appare sul Cosmopolitan, quindi su una rivista popolare veramente di grande tiratura. Un'autobiografia in inglese intitolata My Own Story, La mia storia, che è probabilmente è stata ghost written, che tra l'altro è un termine molto adeguato per un medium spiritista, in cui viene ripercorsa la vita della Palladino, le sue origini appunto umili, e la scoperta poi della medicità e poi il fatto di aver avuto l'occasione, grazie ai suoi poteri, alla sua attività di medium, di sedere, di conoscere personalità incredibilmente significative nel mondo dell'epoca. Quello che è interessante di questa bibliografia è che ci richiama anche a un altro elemento che mette in relazione il mondo dello spiritismo di quegli anni e il mondo dello spettacolo, ovvero che il medium poteva diventare una vera e propria celebrità, una star. Nella teoria sul cinema, la teoria sul cinema ci ha insegnato che la rappresentazione pubblica di una star, per esempio cinematografica, è sviluppata attraverso la combinazione di due elementi. Da una parte la vita, la performance, quindi tutti i ruoli, per esempio che un attore
rappresenta, no, sul cinema, e dall'altra la sua vita privata. Molto spesso c'è un legame tra le due cose. Per esempio, la rappresentazione anche dei personaggi che Tom Cruise porta, no, sul cinema, possono essere condizionati anche da quello che sappiamo su Tom Cruise nella sua vita privata, per esempio il fatto che fa parte di Scientology ed altri elementi. E naturalmente il fatto di essere proprio di celebrità, quindi diventare così famosi, no, è fatto anche dal modo in cui questi due elementi, appunto l'elemento della performance e l'elemento della vita privata, si compenetrano. Anche nel caso della Paladino, ce lo mostra benissimo questa sua autobiografia pubblicata dal Cosmopolitan, abbiamo un fenomeno del genere, in cui la celebrità della Paladino si costruisce da una parte attraverso le sue performance come medium, sia pubbliche che invece in sfere più private, dall'altra invece si costruisce attraverso la rappresentazione della sua vita privata, che nell'autobiografia viene rappresentata secondo anche dei stilemi molto presenti nell'epoca negli Stati Uniti, anche in contesto di una fortissima immigrazione italiana in quegli anni, appunto, che presentavano la Paladino come una donna italiana di origini modeste, no? che era riuscita a diventare qualcuno attraverso la sua conoscenza medianica. E proprio l'importanza che la Paladino ebbe, il suo tour in America, negli Stati Uniti, ebbe nel 1909-1910, venne dalla capacità di far interagire questi due aspetti attraverso diversi mezzi, tra cui questa autobiografia, per appunto presentare l'importanza appunto di questo personaggio nella sfera pubblica degli Stati Uniti di quell'epoca. In conclusione, allora, quello che ha mostrato, cioè prendendo il tema di questi seminari, quindi il ruolo delle autobiografie e delle biografie, ci mostra che nel movimento spiritista le biografie avevano un ruolo duplice, avevano due funzioni principali. La prima funzione era legata appunto a quest'uso della stampa e più in generale dei media di comunicazione, perché non ho avuto tempo di parlarne, ma per esempio anche la fotografia, con la fotografia spiritica, ha un ruolo di questo genere, per diffondere la dottrina spiritista. Quindi la biografia riprendeva un genere già affermato all'epoca nella letteratura popolare e la declinava secondo appunto per presentare appunto questi personaggi medium, no, che erano personaggi fondamentali, no, del mondo spiritista. In secondo luogo, le biografie dei medium erano anche delle narrazioni che costruivano e confermavano una serie di presupposti riguardo alla medietà spiritica e allo spiritismo. In questo senso una cosa particolarmente interessante è che c'era una sorta di contraddizione in questo medium della biografia, perché da una parte appunto i medium erano presentati e in qualche modo le storie che venivano raccontate nella biografia confermavano questa rappresentazione dei medium come canale appunto neutro, no? Utili soltanto a canalizzare questa comunicazione che ci veniva dagli spiriti, e dall'altra la biografia, concentrandosi proprio sull'individuo, sulla personalità, sul personaggio, in realtà in qualche modo ne sottolineava l'importanza. In questo senso forse possiamo rilevare una sorta anche di contraddizione propria anche all'interno del movimento spiritista, da una parte da questa parte della credenza, quindi che suggeriva il fatto che i medium dovessero essere considerate soltanto come dei canali, e dall'altra però anche dall'abitudine legata anche al consumo di storie, come per esempio quelle della biografie e delle autobiografie della cultura popolare dell'epoca, che facevano sì appunto che ci fosse un interesse anche per la personalità e il personaggio di questi medium spiritisti. Ringrazio molto per l'attenzione. Grazie, grazie Simone. Presenterei adesso invece il secondo intervento di oggi, che sarà a cura di Roberto Mastroianni. Spero che ci senti. Ciao Roberto. Sento forte e chiaro. Allora, grazie per essere qui.
Dico giusto due parole per introdurti. Dunque, Roberto Mastroianni è presidente del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra e dei Diritti e della Libertà di Torino, e professore di metodologie e tecniche del contemporaneo presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. È anche ricercatore esterno e membro del Direction Committee della UNESCO Chair in Sustainable Development and Territory Management dell'Università di Torino e fa parte del CIRCE, Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Comunicazione, sempre dell'Università di Torino. Ha svolto e svolge quindi numerose attività di didattica e di ricerca e a fianco a questa attività accademica coltiva, diciamo, le attività di curatore indipendente, critico d'arte e art advisor. Oggi ci presenta un intervento intitolato Tra sole e acciaio. E Confessioni di una maschera, autobiografia spirituale di Yukio Mishima. Grazie Roberto, ti lascio subito la parola. Ciao, grazie a tutti, grazie a Jenny per l'invito, è sempre un piacere. Poi vedo i nomi, non vedo i volti di tanti amici con cui ho fatto delle cose in passato, sia di ricerca che, come dire, di affettività amicale legata alle nostre attività. Sono contento di essere anche qua dopo Simone, che è molto serio e spero di non fare brutta figura, perché lui è uno studioso vero. Io invece da un po' che affianco allo studio anche delle altre cose che spero non di raccontarvi, che non vi annoino. Come diceva Jenny, io negli ultimi anni ho un po' smesso di occuparmi solo di filosofia semiotica e mi sono occupato di costruire dei grossi dispositivi narrativi che sono a volte prevalentemente delle mostre in cui cerco di applicare gli strumenti maturati con la semiotica e l'estetica per spiegare il contemporaneo. Spesso lo faccio con l'arte, sia rispetto a, non so, fenomeni come il tessuto metropolitano. Ad esempio, nel 2015 ho curato una grande mostra mettendo insieme, non so, Michelangelo Buonarroti e Renzo Piano, ad esempio, con una narrazione che serviva a rendere ragione di trasformazioni urbane, oppure la street art, oppure in questo caso, vi dico questo perché c'entrerà con questa presentazione, mostre che hanno a che fare con, come dire, dispositivi letterari. In passato ho curato una grossa mostra su Pinocchio e negli ultimi anni ho lavorato sulla figura di Yukio Mishima. Nel 2015 ho fatto una grande mostra a Torino sui 45 anni della morte, che si chiamava Mishima. Questo è il catalogo che è uscito da quella mostra. E nel 20, 25 novembre del 2020 ne avrei dovuto inaugurare un'altra il PAC, il Padiglione delle Arti Contemporanee, Le Murate di Firenze, perché il 25 novembre è l'anniversario del 2020, è stato l'anniversario del suicidio rituale con cui Yukio Mishima si è tolto la vita, con un gesto a metà tra il politico e l'estetico, come protesta per l'occidentalizzazione crescente del Giappone a lui contemporaneo. Questo negli ultimi anni mi sono occupato in modo parallelo di Mishima perché credo che Mishima sia una figura estremamente interessante per spiegare una serie di contraddizioni del contemporaneo, non soltanto nipponiche, ma anche, come dire, di panorama internazionale e globale. Quindi, quando questo seminario sulle autobiografie spirituali mi ha, come dire, convinto che potesse essere interessante raccontarvi quello che io reputo, non da specialista, non sono un esperto di letteratura giapponese, non sono un esperto di Giappone in generale, ma come dire, come credo che questa figura sia fondamentale per in qualche modo spiegare
spiegare alcune contraddizioni del presente e lo farei con una piccola presentazione. Mishima, non ho bisogno di raccontarvi molto di Mishima perché è una figura importante si toglie la vita, come vi ho detto, il 25 novembre del 1970. La polarità su cui lavorerò oggi è la polarità di alcuni suoi testi che spiegano bene una forma, come dire, di autorappresentazione del sé che rende ragione di una grande trasformazione. Premessa, voi sapete bene che a un certo punto il Giappone entra nella modernità in modo un po' rocambolesco, un po', come dire, anche che come dire, violento, nel senso che quando inizia la restaurazione Meiji, sostanzialmente l'Occidente forza il blocco, l'isolazionismo giapponese che andava avanti da secoli, e il mondo che si trova davanti al Giappone è un mondo ancora feudale, popolato di figure mitiche come sono i samurai, di religioni strane che c'entrano con il resto dell'Asia, ma fino a un certo punto, lo shintoismo, un certo tipo di buddismo, eccetera. Quello che succede in questa specie di crescita separata del Giappone nei secoli dell'isolazionismo è, e questo tutti gli studiosi lo confermano, una costruzione estetica della realtà sociale, dello spirito del mondo. Noi possiamo con sicurezza, perdonatemi un momento, chiudo la finestra perché c'è un po' di rumore. Noi siamo consapevoli sostanzialmente che il Giappone ha una dimensione filosofica, spirituale, di organizzazione sociale tarata sull'elemento estetico. Questo, quando vi è il primo contatto con l'Occidente, produce una forma di nipponismo che si può ritrovare, ad esempio, nell'architettura e nell'Art Nouveau, che si può trovare in molta relazione tra il mondo europeo e quello estremo asiatico, fino ad arrivare al fluxus come sostanzialmente fenomeno che attraversa l'arte contemporanea degli ultimi 50 anni. In questa congerie che si apre dopo la caduta dell'isolazionismo e con l'era Meiji, vi è una forte appropriazione da parte dello spirito e della cultura nipponica degli elementi della cultura occidentale. Alcune figure di questa appropriazione diventano fondamentali. Kawabata è uno scrittore importante che scriverà un libro bellissimo che è il Libro d'Ombra, in cui tenta di rendere ragione della differenza tra l'estetica occidentale e l'estetica estremo orientale giapponese, a partire da questo rapporto diverso con la luce e con l'ombra che hanno gli spazi e l'arte in Giappone rispetto a quello occidentale. Un'altra figura fondamentale è quella di Kukishuzo, che è un filosofo che a un certo punto viene in Europa e va prima a studiare con Husserl e poi incontra Heidegger, famoso perché a un certo punto in un libro di Heidegger, con quella caratteristica, come dire, sicurezza che contraddistingue Heidegger, ci viene presentato come un giapponese che non capisce bene l'essere in giapponese, e c'è nei settori interrotti Heidegger che spiega in un seminario a questo strano studente giapponese che lui non ha capito niente dell'essere, del concetto di essere in Giappone, e non sa come si dice in giapponese l'essere. In verità è tutto molto più complicato, perché Kukishuzo sarà famoso per aver scritto un libro che si intitola Il concetto di Ikki, in cui per primo lui, che è uno dei grandi sistematizzatori dei traduttori della filosofia occidentale in Giappone, spiega la differenza tra Oriente e Occidente, tra Giappone e Europa, con la differenza tra l'indagine sull'essere in Europa e il concetto di Ikki, che viene tradotto
come concetto della grazia, raffigurato, riportato all'idea del movimento e della grazia che incarnano le geishe, come concetto che sta alla base del rapporto tra l'essere umano e il mondo in Giappone. Quindi i contatti tra i due mondi sono importanti e ristrutturano anche il panorama culturale giapponese, la modernizzazione, l'occidentalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la caduta delle differenze di casta, la fine di questa aristocrazia militare, eccetera, eccetera. A un certo punto, anche in letteratura, questa cosa accade e prevalentemente, io vado con l'accetta perché so che ho 40 minuti e si potrebbero raccontare giorni di tutto ciò, invece cercherò di raccontarlo appunto. A un certo punto c'è una forte assunzione da parte delle università giapponesi e del mondo letterario giapponese dei temi della letteratura europea, prevalentemente letteratura francese e tedesca e prevalentemente in una prima fase di natura romantica, per poi andare avanti fino a un dialogo molto forte e di cui il giovane Mishima non è esente. Il giovane Mishima ha come, e dirà ancora poco prima della morte, che il più grande scrittore che secondo lui il mondo abbia visto è Thomas Mann. Nei suoi primi racconti, ad esempio nei Ladri, si vede un'immedesimazione forte con la poetica, lo stile e le forme di Wilde, eccetera. Quindi un rapporto molto forte di appropriazione, che farà dire a Moravia quando Mishima muore, che Mishima rappresenta una forma di intellettuale decadente e conservatore. Allora, questo primo elemento è importante per, come dire, dare un contesto. Noi abbiamo questo contesto, abbiamo sostanzialmente un suo primo racconto che esce nel 48, che è la Foresta in Fiore, che è un racconto molto anche ispirato a questi ideali della scuola romantica giapponese, molto intriso di nazionalismo, ma nello stesso tempo molto artefatto. E poi abbiamo nel 49 questo libro che segnerà la nascita del Mishima scrittore di risonanza nazionale e internazionale e la nascita di un'identità letteraria di Mishima, fondamentale nel mio ragionamento di oggi, perché insieme a Lezioni spirituali per giovani samurai, che è un saggio che viene dato alle stampe poco prima del suicidio, e insieme alla tetralogia Il male della fertilità, che è cominciata nel 65 e viene pubblicata nel 70, e che viene, come qui ultima parte, viene datata con il giorno stesso, anche se finita 3 mesi prima, del suicidio rituale di Mishima. Allora, in questi 3 volumi si apre una dialettica importante di costruzione della figura del Mishima scrittore e del Mishima personaggio. Allora, è interessante perché Confessione della Maschera è divisa, potremmo dividerla in 2 parti. Una prima parte, diciamo, è poetica ed evocativa, in cui si mischia in qualche modo la parte di confessione autobiografica con la parte di indagine sull'infanzia, e la maggior parte degli studiosi riconosce che la maggior parte delle informazioni autobiografiche sono importanti e coincidono con la parte della vita stessa dell'autore, e una seconda parte, diciamo, più realistica, esistenziale, in cui viene messo in campo una specie di scoperta del proprio vero io. In mezzo a queste 2 parti c'è la esplicita
rappresentazione della propria omosessualità. L'omosessualità non era nella cultura giapponese così tanto, impattante, appunto, non è neanche vista in modo tanto, tanto strano, era molto facile che ci fossero dei monaci o dei anziani o dei samurai che avessero dei giovani amanti che spesso erano i loro allievi, studenti, eccetera. Quindi non è il problema dell'omosessualità, quanto l'omosessualità nella sua rappresentazione, che fa dire a molti critici che questa è la prima rottura con cui succede una specie di autorappresentazione di Mishima, che questo volume è il primo, come io potrei definire, di una lunga autobiografia che viene cominciata a scrivere e che viene portata a compimento con il suicidio rituale. È come se noi potessimo immaginare che Mishima vede in modo retrospettivo l'autobiografia letteraria e umana che lui ha scritto a partire da il 25 novembre 1970. Allora, in questo libro succedono molte cose. Una cosa viene chiara, che sostanzialmente vi è una forma di rapporto sadomasochista tragico con la sessualità, questo dovuto anche al racconto dell'infanzia, il fatto che Mishima cresce con una nonna molto presente e castrante, che sostanzialmente ha un padre che lo sballottola cercando di farlo diventare un vero uomo e sottoponendolo a delle prove di virilità. Paul McCartney, individua in tutta questa narrazione un'importante rappresentazione di una ricerca della sofferenza, dell'umiliazione e una visione anche tragica di vita della propria sessualità in generale. Quello che noi potremmo liquidare il tratto dell'omosessualità in molti modi, sicuramente la cosa più convincente è quello che a un certo punto ci racconta Noriko Lipit, che ci dice che questa narrazione funziona tendenzialmente come una modalità di rottura rispetto al contesto sociale in cui Mishima è inserito, non solo al contesto familiare, ma anche al contesto sociale giapponese, che va dagli anni 30 fino agli anni 60. Quindi, a un certo punto, è come se l'omosessualità del protagonista autore di Confessioni di una maschera fosse un modo per attirare definitivamente la disapprovazione di una società in cui non ci si riconosce più. Interessante anche il modo in cui viene raccontata e scoperta questa omosessualità. Viene raccontata attraverso due immagini tratte da libri che lui trova nello studio del padre. Una è una raffigurazione di Giovanna d'Arco, che non si capisce subito, che lui non capisce subito essere Giovanna d'Arco, perché è vestita con un'armatura e sembra un giovane guerriero con l'armatura scintillante. Poi capisce che non soltanto non è un giovane e virile combattente, ma è anche una donna, è per giunta una santa cattolica, e questo crea la prima confusione. La seconda confusione è invece questa immagine di San Sebastiano, che sostanzialmente voi potete vedere qua a sinistra, che lui ritrova in un libro che gli è stato portato dal padre dopo un viaggio. Questo Guidoreni, lo San Sebastiano, sta a Genova Palazzo Rosso, e voi vedete questa immagine colpisce così tanto l'immaginario miscimiano che a un certo punto nel 63 lui si farà da protagonista questa fotografia posando come se fosse lo stesso San Sebastiano trafitto dalle frecce. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché è interessante per noi, perché quello che viene messo in scena in qualche modo è una forma
di sadomasochismo, molto, come dire, spiegato dalla letteratura del periodo, Adler che dice il maschio effeminato come forma di protesta mascolina, tutte cose che in parte sapere. La cosa che a me sembra più interessante, però, che tutta questa rappresentazione, perché siamo sempre nel gioco della rappresentazione, di questa specie di sadomasochismo che mette insieme violenza, una violenza anche in cui il sangue e le carni sono sempre portate avanti in quasi tutti i suoi racconti, nei suoi romanzi, da corpi sventrati, da armi bianche tendenzialmente. A me una delle cose che più convince è a un certo punto le parole che scrive la Jürgen Narr nella sua Estetica del Vuoto, nel suo libro su Mishima, in cui questa specie di banchetto antropofagico che viene messo in scena in tutti i suoi lavori, ha a che fare con una forma inconscia importante del nostro rapporto con la violenza, il sangue e con tutto quel rapporto anche di forza, di inconscio anche in parte cannibalistico, che sta all'interno della nostra cultura collettiva e che in qualche modo la Jürgen Narr dice essere sempre stato in qualche modo materia e materiale per i poeti tendenzialmente. E qui, come dire, e qui abbiamo sostanzialmente la prima. Qui vi lascerei con. Vi lascerei con questa immagine per un momento e come si fa a uscire da qua? Che volevo. Qualcuno mi aiuta, per favore, che Devi non. fare, cioè vuoi terminare la Sì, vorrei condivisione? uscire un momento per poi tornarci, ma guardarvi in faccia mentre parlo, se E fosse dovresti possibile. avere una sbarra con un menu che Menu. ti dice termina condivisione. Ho il tasto. No, non ce l'ho. Come faccio? Forse se Oh, premi ce l'ho. ok. Mi guardo, almeno anche se non vi vedo, vi do un minuto di guardarvi. Queste sono alcune delle prime cose che vi direi e vi farei vedere. Ho altre slide, ma la cosa fondamentale per cui a me sembra, dal punto di vista filosofico, teorico e dal punto di vista, come dire, di analisi della cultura, è che a un certo punto c'è, io andando sempre per le trippe, c'è questo ragazzino che cresce durante la guerra, cresce su un mito di nazionalismo esasperato e di rapporto conflittuale con il mondo europeo mediato dalla parte della letteratura prevalentemente, e a un certo punto questa sua condizione, anche un ragazzino con una situazione familiare molto, molto complessa, e un corpo che non regge alle retoriche del bellicismo giapponese che sfocerà nella Seconda Guerra Mondiale. Nella Confessione di una maschera, come in altri posti, lui ritorna in continuazione su questo fatto di avere questo mito e questa idea della morte, del morire eroicamente per la propria nazione. Ma a un certo punto, quando ad esempio verrà chiamato per partire per la leva, si farà mandare a casa esasperando un malessere in modo che venga scambiato per tubercolosi. Quindi da una parte abbiamo una immagine che è quella della normativa del guerriero e dell'eroe, del patriota, dall'altra parte abbiamo un ragazzino che cresce come un intellettuale emaciato e che ha immagini e vive di immaginario europeo, e quindi è come se la prima parte della vita di Mishima fosse legata a questa contraddizione che lo fa sentire fuori posto.
anche nel 41, quando lui esce col suo primo racconto, che è La foresta in fiore, è completamente intriso di questa idea di romanticismo nazionalista che lo potrebbe spingere a diventare un eroe. A un certo punto abbiamo la fine della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo l'occupazione da parte degli statunitensi, nel 47 ci sono questi accordi che portano alla stesura di una nuova Costituzione, lo smantellamento dell'esercito giapponese, e in Mishima accade una trasformazione. Diventa realmente Mishima, cioè esce la confessione di una maschera, viene tematizzata la maschera, viene tematizzata con un rapporto molto stretto con le filosofie europee, per l'esattezza col Nietzsche, di Così parlo Zarathustra, per cui solo i riferimenti nei libri di Mishima sono chiari, per cui solo la maschera è quella che dà la vera profondità, solo la maschera permette all'uomo di sondare la propria profondità e presentarsi come qualcuno in grado di cambiare il mondo e di cambiarlo anche dal punto di vista letterario. E a un certo punto diventa chiaro, dalle confessioni della maschera fino alla fine della sua produzione letteraria, che per Mishima non vi è, come in molti romantici, alcuna differenza tra la narrazione e l'esistenza individuale. Il progetto di Mishima a questo punto diventa il progetto di essere l'io che mette in scena dentro ai suoi romanzi, fino alla fine, fino al gesto estetico del suicidio rituale. Questo è estremamente interessante, perché questo vostro seminario è un seminario di autobiografie spirituali. Allora, a me sembra, quella di Mishima, in tutto il suo corpus e nei singoli testi, una forte e importante dichiarazione di costruzione dell'io individuale in relazione alla cultura collettiva, con un'autobiografia che si autoavvera, se mi passate il termine. Tutta l'estetica di Mishima viene costruita per autoavverare la rappresentazione di se stesso. Anche i suoi romanzi sono sempre costruiti per fare in modo che le maschere che vengono messe in scena siano maschere che come dire, incarnano degli idealtipi che rappresentano la cultura a cui lui fa riferimento. Perché questa premessa? Perché da questo punto di vista, se da una parte noi abbiamo, mi ha detto, confessione una maschera, nella parte finale della sua vita abbiamo lezioni spirituali per giovani samurai. Il tema della biografia e dell'autobiografia spirituale è evidente, ma in uno dei passi più significativi di lezioni spirituali per giovani samurai, lui racconta di questo ricevimento in un'ambasciata inglese in cui questa signora, lui è già uno scrittore affermato che gira per il mondo, che scrive romanzi tradotto in diverse lingue, questa signora inglese gli si avvicina, lui pensa che lei chiederà della letteratura, del perché scrive questi libri, dell'estetica, e lei comincia a chiedergli ragione dei samurai, delle spade giapponesi, e lui allora, preso da questa consapevolezza, prende una spada, la sguaina, e lei vede che la signora sta per svenire. Nelle confessioni, nelle lezioni spirituali della regione samurai, questo episodio diventa il modo per assumere una consapevolezza. Qualsiasi sarebbe stata la produzione letteraria del Giappone, o la sua in particolare, agli occhi dell'occidentale, il giapponese, siamo nel 1968-69, sarebbe sempre stato un selvaggio dotato di spada che è pronto a tagliare la testa alla persona che va davanti. Questa è una consapevolezza che si inserisce in una parte finale della sua vita, in mezzo alla quale, ed è questo il pezzo, questa è la parte che a me sembra significativa della seconda parte della sua vita, nel momento in cui lui, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricostruisce o si riappropria dei codici perduti del mondo nipponico che non esiste più. A 30 anni comincia a fare bodybuilding e comincia a fare kendo, costruisce la sua figura come una figura di erede della tradizione del Bushido, fino all'arrivo alla costituzione nel 68 dell'attacco in Okai,
che è la società degli scudi, una specie di milizia privata, una specie di esercito tradizionale fatto di giovani studenti universitari che hanno come compito quello di preservare i veri valori del Giappone che stanno andando per tutti. I rituali con cui forma questo esercito privato sono simili a quelli del Giappone feudale, compreso il patto di sangue. Saranno loro, alcuni di loro che lo accompagneranno nell'ingresso nella sede della GETA e delle forze di difesa nazionale, dove si farà il suicidio nel 75, eccetera. Quindi, se da una parte, nel primo pezzo della sua vita, noi abbiamo un ragazzo che non riesce a riconoscersi nei modelli del militarismo nipponico pre-seconda guerra mondiale, nella seconda parte abbiamo un uomo che non riesce più a riconoscersi nelle trasformazioni sociali del Giappone e nelle sue occidentalizzazioni. Questa doppia contraddizione, questo essere sempre fuori posto, che trova una sintesi perfetta nel racconto della sua omosessualità, così come ve l'ha raccontata Noriko Lipit prima, cioè come un gesto. Un racconto della propria intimità sadomasochista, eccetera, come elemento di rottura rispetto all'esterno e la sintesi insieme al suicidio di un gesto estetico in cui la costruzione dell'autobiografia tende a diventare la vita stessa. E questo, dal punto di vista del psicoestetico, se mi passate, è il Mishima che ci può interessare. Poi c'è una ricezione sociale di questa autobiografia spirituale, che è un'autobiografia di una nazione, ed è la rimozione di Mishima dopo il suicidio rituale del 1970. Una rimozione collettiva, simile a rimozioni che avvengono in molti paesi per importanti figure intellettuali. Ricordo che quando ero in Svezia a fare delle ricerche su Bergman, una delle cose che mi sorprese di più era la rimozione collettiva della figura di Bergman nel dibattito, non solo delle giovani generazioni, cioè avere un rapporto di intellettuale tranne che con la fondazione, insomma, ma anche, come dire, i luoghi della sua vita fuori erano quasi rimossi, cioè oltre qui, o come noi facciamo con Fellini. Io, come dire, inviterei voi ad andare alla ricerca del Museo Fellini qualche anno fa, o ancora adesso, a vedere quale esperienza significativa è, nonostante Rimini sia una città che dovrebbe fare molto di questa figura. Quindi, oltre alla rimozione culturale propria, c'è una rimozione che è dovuta al fatto che un Giappone che si è costruito su. Ha mutato profondamente l'estetica, dall'estetica dei samurai all'estetica di Hello Kitty, siamo passati, con tutta la produzione e la traduzione del mondo dell'immaginario collettivo e storico in anime, in film, cioè, insomma, è come se Mishima non ricordasse il mondo degli eroi, ma ricordasse un'occidentalizzazione non riuscita. In più, il gesto con cui lui fece il suicidio rituale lo portò, e questo è il terzo elemento significativo secondo me, a diventare velocemente un'icona dell'estrema destra, non soltanto giapponese, ma dell'estrema destra mondiale. Allora, qui noi abbiamo tendenzialmente una figura molto complessa, che è omosessuale, ma icona della destra estrema, contrario all'occidentalizzazione del proprio paese, ma cresciuto e anche, come dire, trasformatore delle lettere del proprio paese attraverso la lente della cultura europea. Basti pensare a un libro come Musica, che ha come protagonista una ragazza che non sente la musica e che alla fine si scopre essere un grande romanzo psicanalitico, perché la musica che lei non sente è la metafora di un orgasmo che lei non riesce a trovare. Questa giovane ragazza capirà questa cosa quando avrà un rapporto di avrà un Una frequentazione con uno psicanalista. Quindi anche traduzione di temi, di letteratura, di vita in Giappone, che ha in questo grande riformatore della cultura un elemento centrale.
Perché questo? Perché se questa cosa che ho raccontato funziona, se questa cosa vi funziona, a me funzionava, aveva forse senso immaginare come restituire, visto che io, il mio obiettivo primo non era quello di scrivere un saggio, era quello di costruire un altro dispositivo narrativo che consisteva in un catalogo e in un'esposizione, come raccontare questo scenario. E allora, da diversi anni, da quando tendenzialmente da quando le ho fatto una grande mostra al Palazzo Ducale a Genova nel 2012, io lavoro con, adesso vi condivido di nuovo questa cosa, così per essere chiaro, lavoro con un'artista giapponese non più giovanissima che si chiama Fukushi Ito, che ha una produzione, una vita in Italia da circa 30 anni, 40 quasi, che è un artista che nasce come artista tradizionale giapponese e che nel tempo ha fatto un percorso contrario e parallelo a quello di Mishima, insomma. Pian piano Ito, che è lei, abbandona la pratica dell'arte tradizionale pittorica giapponese che le impara in questa che è la più prestigiosa università di belle arti del Giappone, e lo fa incontrando l'arte contemporanea e moderna italiana, Fontana, lo spazialismo, e comincia a lavorare tendenzialmente su un lavoro installativo basato su metodologie multimediali, computer drawing, utilizzando molto la luce, con una forma di traduzione di concetti come quello che vi ho raccontato prima dell'Ikki, e con un forte ragionamento sul come lo spazio e il tempo strutturino la presenza umana nel mondo. Queste opere sono molto belle e interessanti. Abbiamo fatto diversi progetti assieme. Questo progetto, che si è condensato la prima volta in questa mostra nel 2015, che doveva precipitare in una grossa mostra nel 25 novembre 2020 e che sarà invece in mostra il 1 luglio 2021 a Firenze, prevede un lavoro, come lei spesso fa, sull'immaginario e sulla riarticolazione dell'immaginario. Quindi era interessante, se voi prendete questa idea della autobiografia spirituale che si autoavvera di Mishima, che ho cercato di raccontarvi in modo molto, come dire, tagliato con l'accetta, è interessante capire come un esponente che vive in Italia della cultura giapponese contemporanea, un artista importante, che nel 2014 riceve la Medal with Dark Blue Ribbon della parte dell'imperatore, che è una delle più alte riconoscenze e medaglie date agli artisti in Giappone, eccetera, eccetera, come lei reinterpreti questa figura di, come dire, simbolo complesso, negato, rimosso della cultura giapponese del Novecento. Allora, io non voglio farvi vedere alcune delle opere che andranno in mostra a Firenze, perché vi invito a venirci, ma vi vorrei far vedere alcune delle opere che in questi ultimi anni lei ha prodotto su Mishima, e fare con voi un ragionamento sempre sul tema dell'immaginario e della sua lettura, perché voi, come voi ben sapete, perché siete quasi tutti dei semiotici, alcuni molto molto bravi, altri bravissimi, altri eccelsi, ma so che non ci sono solo semiotici in questo seminario. L'immaginario è una cosa molto complicata. L'immaginario è sia una facoltà, sia un contenitore, una specie di grossa campionatura di immagini che sta dentro alla nostra testa e alla nostra cultura in generale. E alcune volte l'immaginario, anzi, alcune volte, sfuma molto velocemente con quel concetto che Eco
definiva enciclopedia, cioè con è un apparato di immagini, testi che influisce sull'immaginazione e sull'immaginabile, sul pensabile, sul dicibile, che in qualche modo guida non soltanto la nostra azione, la nostra presenza nel mondo, ma che in qualche modo ci dà anche le modalità con cui pensare, immaginare le cose, ma che in qualche modo, come noi sappiamo in quanto figli dello strutturalismo, che ci parla e ci usa l'immaginario. Non siamo sempre solo noi a dare forma all'immaginario, anzi quasi mai, ma è l'immaginario che attraverso di noi agisce e costruisce. Quindi è interessante capire come l'immaginario di Mishima sia letto da una giapponese che ha un percorso similare al suo di rapporto tra Occidente e Oriente. Allora, la prima cosa che lei ha messo in scena su queste opere è l'appropriazione e la riarticolazione delle immagini che di Mishima girano nel mondo, girano nell'immaginario comunicativo, nella semiosfera più allargata, che va dalla televisione al cinema, alla rete. Questa, ad esempio, è una immagine che gira spesso di Mishima, molto famosa, molto iconica, e come questa immagine viene articolata in relazione ai titoli, ai temi dei suoi volumi, dei suoi libri, o come tendenzialmente questa scomposizione e ricomposizione possa influire su una restituzione mediata di una figura come quella di Mishima. Ma queste erano alcune opere. Guardate, non ho grandi altre spiegazioni da darmi. Da questo punto di vista, io credo che sia interessante ci siete? Sì. Beh, io sì. Ho avuto il compito di finire in meno di 40 minuti e credo di averlo abbastanza rispettato. La presentazione era pensata per raccontarvi delle cose in modo che dopo ci potesse essere una chiacchiera, e io per il momento ho finito.